Sei spettacoli per sei domeniche a teatro formato famiglia. L'amministrazione comunale di Città di Castello ha presentato la stagione 2023 di Teatro Ragazzi, rassegna storica che quest'anno, superate le restrizioni, torna dal 5 febbraio alla sua versione originale, in alcuni casi con la replica. Sì, il Teatro Ragazzi è un appuntamento fisso per il nostro Teatro degli Illuminati, tanti bambini e tante famiglie lo stanno aspettando, quindi il 5 febbraio partirà una stagione ricca e piena perché comunque sono sei spettacoli con sei compagnie diverse, infatti non ci sono soltanto le compagnie della zona, ma anche del territorio, dell'Alta Valle del Tevere, quindi non di Città di Castello ma di fuori. Questo è un bel segnale perché proprio da loro ci è stata chiesta la possibilità di entrare dentro questo circuito del Teatro Ragazzi, per noi è stato assolutamente un onore grandissimo. Quindi il teatro a 360 gradi quest'anno, non soltanto con una stagione di prosa importante e bellissima, ma torna appunto anche il teatro per i più piccoli che magari saranno i spettatori di domani. Il sipario di Teatro Ragazzi 2023 si aprirà domenica 5 febbraio alle 17:30 con la compagnia Due di Noi, che presenterà lo spettacolo Perfetti Malfatti, liberamente tratto dai Cinque Malfatti di Beatrice Alemagna. A chiudere invece, domenica 26 marzo, sarà lo spettacolo Il Manifesto dei Burattini di e con Vittoria Zanella del Teatrino dell'Es.